tema della sostenibilità legata all'idrico, quindi alla risorsa acqua, è uno degli aspetti importanti nel PNR legato agli investimenti. Come sappiamo, in Italia c'è un gap infrastrutturale molto importante. Teniamo presente che si sostituiscono mediamente 4 metri ogni chilometro di rete idrica all'anno, con una rete molto vetusta di oltre 50 anni. Quindi nel PNR ci sono dei fondi a disposizione per i gestori del servizio idrico, come Acque Bresciane, ai fini di migliorare il servizio. Le opportunità sono notevoli, principalmente bisogna intraprendere un percorso di carbon neutrality e quindi impegnarsi in questa neutralità carbonica attraverso però degli investimenti fatti sul territorio. Sappiamo che ci sono delle infrazioni comunitarie pendenti, quindi dei costi europei e italiani per quanto riguarda la parte di fognatura e depurazione, e poi c'è il grande tema delle acque potabili, quindi le acque del rubinetto e la loro qualità. Quindi da questo punto di vista la sostenibilità ambientale va di pari passo con la sostenibilità legata all'acqua.